Buongiorno, benvenuti in un nuovo video. Oggi abbiamo una doppia box da aprire e sto parlando appunto della Degusta Box. Abbiamo dicembre perché ahimè è arrivata abbastanza in ritardo e però volevo appunto far vedere i prodotti e anche quella di gennaio che è arrivata 2 giorni fa. Quindi approfitto per fare questo video e vi faccio vedere tutte e due le box. Allora, partirei con la box ovviamente di dicembre. All'interno abbiamo trovato questo libricino di bicarbonato gemma di sale, perché appunto abbiamo trovato il bicarbonato, questo opuscolo dove spiega appunto l'abbonamento. Io poi vi lascerò nell'info box, scusate, tutti i dati relativi appunto a codici sconto, al sito, così lì vedete tutto. Questa appunto era la box di dicembre, quindi questo a poco serve perché ormai siamo fuori tempo. E qui abbiamo la brochure dove ci va a spiegare tutti i prodotti. Io inizierei appunto con quel prodotto che vi ho fatto vedere sull'opuscoletto, e è questa, la gemma di mare, bicarbonato di sodio alimentare. Bicarbonato va sempre bene per tantissimi usi, quindi sono contenta di averlo trovato. Ha un valore di 1,49 euro. Poi abbiamo questa panna spray e è una panna choc, perché come vedete è una spray panna choc al cioccolato. Ovviamente non l'ho mai provata, io ho provato quella bianca, diciamo la classica, e questa qui non l'ho mai provata, quindi sono super curiosa. Poi troviamo 2 pacchi di pasta. Una e due di pezzullo, spaghettoni e mezze penne rigate. Eccola qua. Qui. Poi troviamo i Loacker. Eccoli qui. Questi erano praticamente biscotti natalizi, però buoni anche da mangiare adesso. Troviamo una box di Chupa Chups. Eccola qui. E questa ha dentro Chupa Chupa, le varie caramelle, sempre da tenere in dispensa. Bimbo felice, sicuramente. Poi abbiamo questa birra 8.6. Ah, non vi ho detto il valore. Allora, la panna spray 2,89 euro, la pasta 1,19 euro a confezione, lo hacker 2,49 euro, Chupa Chups 2,29 euro, questa birra 1,39 euro. Birra 8.6 è una birra intensa aromatica che racchiude in sé due anime diverse. 8.6 India è un incrocio tra un IPA dal gusto lupolato e forte e una lager facile da bere grazie alla bassa fermentazione. Proveremo. Poi troviamo 2 panne da cucina. Panna. E una light e una classica. Anche la panna va sempre bene da tenere in dispensa. Hanno un valore di 99 centesimi a confezione. Poi, curiosissima di questo prodotto, queste sono tipo delle patatine, però a piadina. Sono curiosissima, quindi la piadina patatina. Le proverò perché veramente è uno snack bio. Sono super curiosa di questo prodotto. Cotte in forno senza lievito,
ha un valore di 1,99 euro. Poi abbiamo una barretta al cereale, ai cereali senza glutine, così, nocciolato a 90 calorie e bene, prodotto specificatamente formulato per persone intolleranti al glutine. Proveremo anche questa. Io non sono intollerante al glutine, però mi piace un po' sperimentare anche nuovi prodotti. Poi una cioccolata Vitors con il 72% di cacao, cioccolato extrafondente senza glutine, anche questa. Ok, e troviamo comunque tutti i prodotti con date di scadenza molto molto avanti, quindi 2020, fine 2022, 2023 addirittura questa, quindi ottimi. Poi, e quella ha un valore di 1,69 euro. Poi troviamo, no, quello lo lascio per ultimo, troviamo questo cocktail americano fatto così, quindi in questa bustina sono due porzioni, sono due per due americano o per solo un americano, no, solo uno. Bello, mi piace, da tenere giù in cantina. E l'ultimo prodotto è uno dei miei brand preferiti di questa di questo tipo di appunto prodotto, ed è l'Orange Berry Slim Tea di Fitvia. Sono felicissima di aver trovato un prodotto di Fitvia. Io uso i prodotti Fitvia, adoro questa azienda, quindi sono felicissima di averlo provato, e ha un valore di 14,90 euro. E poi avevamo un prodotto omaggio, diciamo, o comunque per il mese di dicembre, visto che comunque è il mese delle feste. Eccoli, questo è il prodotto omaggio che The Gusta Box ci ha inserito. Li amo, penso anche voi, e quindi è stato molto apprezzato. Penso sia anche questo regalo un po' per il ritardo, perché le box comunque sono partite in ritardo, e quindi diciamo è super super apprezzato. Comunque qui non c'è scritto il valore, però ha un valore, io penso, sui 6-7 euro, quindi felicissima. Mi preparo i prodotti della box del mese di gennaio, perché è ancora sigillata, e torno subito da voi. Alla fine ho deciso di tenere la scatola così ed estrarre un prodotto alla volta, effetto super sorpresa. Non so cosa ci sia all'interno, quindi non andrò a vedere neanche lo spoiler e lo guarderemo dopo. Qui troviamo il solito appunto opuscolo dove ci spiega l'abbonamento, i vari prezzi, che io, come vi ho detto, vi metto tutto nell'info box. E troviamo uno spoiler lo stesso, perché è un altro opuscolo dove ci spiega, forse sicuramente anzi, un prodotto che abbiamo trovato all'interno della box. Quindi andiamo a vederlo dopo anche quello. Io inizierei dal primo prodotto, ed è questa sfoglia, cioè piada sfoglia. Sono delle piadine, penso siano tre piadine in formato large. Casa della piada, io adoro la piadina, quindi sono felice di averla trovata. Prendo così a caso, eh. Abbiamo trovato i quadratini della Loacker. Questa è la box di gennaio, quindi prima box del nuovo anno. Gallette risette venere della Riso Scotti.
Non voglio neanche guardare questa crema Novi senza grassi diversi. Ah, quindi una crema spalmabile. Non l'ho mai provata. Finora mi sembrano degli ottimi prodotti. Delle fette biscottate classiche. Ci sono abbastanza prodotti. Eccolo qui. Dove ho messo l'opuscolino? L'opuscolo della Yoji Tea biologico. È un infuso con oli essenziali, con tè bianco e limone. Curiosissima di provare anche questo. Questo mi sembra grande. Come vedete non sto guardando. Ah! Troviamo anche delle cialde. Espresso cremoso, lavazza. Io non ho questa macchina del caffè, quindi le regalerò. Però ottimo trovare delle cialde all'interno delle box. Qui mi sembra di... prendiamo questo. Miele con farina di riso, dei biscotti. Altri biscotti. Questi dovrebbero essere i biscotti, quelli al burro. Mix di energia fonte di rame della fruttella. Sono tantissimi prodotti. Mix di energia sempre fonte di rame della fruttella. Sono uguali? Sì, sono uguali. Questo. Wow, girella, motta. Queste sono vortice di cacao, godimento totale, punto. Buoni. Ultimo prodotto. Mi sembra un succo di frutta. Eccolo qua, succo mio, ace plus e mela. Quindi andiamo a vedere la brochure con la spiegazione dei prodotti. Troviamo appunto questo succo di mela. Potevamo trovare o succo di mela e curcuma o succo di ace bio. Noi abbiamo trovato ace bio. Esatto. Poi abbiamo trovato, ha un valore di 1,99 euro. Poi abbiamo trovato la girella che ha un valore di 2,19 euro. Lavazza, potevamo trovare 3 a 4 diverse cialde. Noi abbiamo trovato la qualità rossa. No, abbiamo trovato l'espresso cremoso. E sono quelle con il valore più alto di 4,79 euro. Poi la piadina 1,99 euro. Il prodotto del mese, che è la crema Novi, 3,95 euro. Biscotti 1,69 euro, le gallette 1,99 euro, gli altri biscotti al burro 1,69 euro, fruttella 1 euro a confezione. Quindi questa, l'infuso 4,50 euro, le fette biscottate 1,69 euro e i quadratini lo hacker 2,05 euro. Questa appunto è la box di gennaio. Sono stata felicissima di questa box, ancora di più del mese di dicembre. Sono dei prodotti molto molto interessanti. A parte le capsule, vabbè, io non ho questa macchinetta, ho un altro tipo di macchinetta, ma va benissimo lo stesso. Ho trovato dei prodotti super super interessanti, quindi sono felicissima. E nulla.
Quindi io chiudo il video così. Se volete informazioni sull'abbonamento o su altro, vi lascio tutto in info box. Non vedo l'ora di ricevere già la prossima box, perché mi incuriosiscono tantissimo. Possiamo trovare dei prodotti che magari prendendo al supermercato o andando al supermercato non notiamo, e sono felicissima. Sono super super felice. Grazie a tutti come al solito, un bacione. Se vi fa piacere lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e al prossimo video.